Ciao a tutti e bentornati a Glorida, il nostro villaggio che abbiamo costruito nelle ultime due parti. Siamo arrivati all'ottavo anno di gioco, siamo in estate, stiamo appena entrando nella stagione estiva e come vediamo abbiamo dei campi pieni di pannocchie e quindi si spera ci sarà una buona raccolta nell'autunno che viene. Il gioco, anche se abbiamo già fatto 8 stagioni, non sta affatto diventando ripetitivo, perché comunque abbiamo un sacco di cose da fare, abbiamo sempre più da fare. Ad esempio ora abbiamo i tools, abbiamo i cappotti, ma non è finita qui, perché ora abbiamo bisogno di più casette e per questo abbiamo delle casette qui in costruzione. Andiamo subito in play e vediamo che siamo alla velocità massima. Mettiamo 5 per perché dobbiamo comunque trovarci. Allora, abbiamo fatto questo mitico tunnel che ci dà la possibilità di passare e andare da quest'altro lato. Al momento ci manca la pietra, quindi se non l'avessimo già fatto dobbiamo infatti andare a prendere qui questa risorsa. E abbiamo anche pochissimo firewood. Deriva dal fatto che abbiamo anche pochissimi logs. Certo, non sarà un gran problema d'estate, perché comunque ci sono 30 gradi, però dobbiamo muoverci per non arrivare stanchi in fondo, no? Per non arrivare senza legnetti in futuro. Adesso vediamo dove possiamo andare a prendere i legnetti. Prima di tutto vediamo i nostri lavoratori dove sono. Vabbè, questo fa mangiare. Ok, Killip sta lavorando. Ok. Vediamo un po' dove lavora. Anche poi lui ci mette mezza stagione per arrivare da qui a là. Sì, lui sta prendendo pietra, eccetera. Intanto è nato il piccolo Ever. Sì, allora ci servirà. Ci servirà. Sì, i legnetti, vabbè, bisogna andare nel bosco qui in alto magari. Upsi. Dov'è? Ok. Andate a buttare per aria tutto lì se proprio dovesse servire, perché sennò. Leylan, bel nome. Allora, questo cosa dice? Ok, non ha più pelle, però tanto ormai abbiamo abbastanza cappotti. Il nostro tizio con i tools l'abbiamo fatto smettere di lavorare, perché tanto abbiamo un sacco di tools al momento. I nostri pescatori rendono abbastanza. Ah, ok, qui sta iniziando già la raccolta. Fine estate, saremo tipo verso settembre e già inizia la raccolta. Questo è un buon segno, significa che ha funzionato tutto. Spero che accumuleremo moltissimo cibo. Bene, le nostre casette sono quasi tutte pronte e qui manca pietra ancora, ma l'avremo presto, ecco. E appena infatti facciamo le nostre casette entra subito della gente a viverci, e poi dopo neanche un anno fanno anche dei bambini. Infatti qui questi che sono nati, questi neonati, sono nelle casette nuove che abbiamo fatto. Questo è perché il gioco non fa avere bambini alla gente, a quanto pare, quando vivono ancora a casa dei genitori. Quindi anche se raggiungono i 40 anni e stanno dei loro genitori settantenni, sì, i fidanzatini non se li cercano. Bene, e qui ci ricordiamo che abbiamo la nostra Forest Lodge con il nostro forestiere che va a piantare gli alberelli dopo che sono stati buttati a terra. E questo ci dà la possibilità di avere una risorsa quasi infinita di legnetti, ecco. Bene, bene, bene. Qui si continua la raccolta con i nostri farmers. Certo, è un autunno un po' freddo, vedo. Ma dovremmo farcela, perché comunque stiamo salendo bene. La riserva di firewood è bassissima, ma d'altro canto non so cosa stiano facendo i nostri lavoratori ora. Alla fine, cioè, cosa stanno facendo? Stanno lavorando? Dove stanno andando?
Dove lavorano? Ah, qua in basso abbiamo dato qualcosa da fare. Sì, qua stanno già anche buttando a terra gli alberi, quindi ci va bene, a noi questa risorsa serve. Logs. Dobbiamo anche pensare al futuro, comunque. Anzi, a parte pensare al futuro, che ne dite di fare una bellissima stradina? Esiste la possibilità, come vedevo, di fare una dirt road, che sarebbe una strada che si può fare velocemente, che non è affatto una stone road per la quale serve lo stone. Però già fa muovere i nostri cittadini più velocemente, quindi adesso pausiamo un attimo. Loro devono muoversi da qui. No, allora facciamo qui, ok. Adesso li mettiamo. Ok, bene. Questa sarà la nostra stradina che va fino a qui. Infatti subito esce questa strada. Ecco. Poi questa strada. Ok, arriva fino al ponticello. Bene, qui c'è bisogno, sì, c'è bisogno di una stradina che vada a scendere qui, fino a qui. Poi magari vada di qua, esattamente. E poi qui, no, dov'è? Non la vedo. Ok, arriva fino a qui, mi sembra. Comunque sia, la prendiamo da qui e la facciamo scendere. Esattamente, così va al posto di lavoro di questa gente qui. Ok, magari anche. No, no, non si può. Ok. Bene, qui abbiamo fatto la stradina di qua. Poi. Sì. Allora, qui. Diciamo che adesso qui facciamo questo incrocio per tutti quelli che vivono qui. Così escono di casa e prendono una stradina per andarsene velocemente, perché li trovo un po' lenti, ecco. Credo siano tutti abbastanza lenti qui. Voglio che siano un po' più veloci, ecco. Ok, anche qui ci abbiamo messo una stradina e quasi quasi la tiriamo via di qui e di qua. Ok, credo vada bene per ora. La mitica stradina che magari da qui ci porterà fino al tunnel. Ok. Bene, credo che non debbano fare altro per questa strada. Perché sì, infatti questa strada già c'è ora. È come se non ci dovessero lavorare su. Infatti è carinissimo. Infatti adesso in autunno. In pieno autunno, appena iniziato l'autunno vero e proprio, 0 gradi, meno 1 grado, quindi adesso questa roba qui se ne andrà persa, ecco. La raccolta, almeno su questo campo, è stata eccellente. Su questo campo purtroppo non sono stati abbastanza veloci. Sì, Adon e Dora. Che Dora già è un po' vecchiotta, quindi presto non potrà fare più figli. Sono andati a vivere in questa casa. Al momento abbiamo 41 cittadini qui a Glorida. E vediamo che la nostra storage barn, nella quale noi abbiamo il cibo e altre cose, tra l'altro cibo. È quasi piena perché comunque abbiamo quasi 5.000 cibo e lei non avrà una capienza che vada magari oltre 6.000, non lo so. No, addirittura oltre 5.000 non va, credo, la capienza di questa barn, esatto, 5.000 dovrebbe essere. Ok, capisco. Firewood, abbiamo già qualcuno che lo sta facendo. Bene. Vediamo un po' i nostri lavoratori dove sono. Ah, ok. Ormai fa freddo, quindi lavorano ad una velocità abbastanza bassa.
Vediamo un po' intanto il nostro mitico cacciatore. Cosa fa? Perché il cacciatore. Ah, ok. Questa è stata comunque una buona stagione perché hanno preso comunque 16 unità di pelle e 560 unità di carne di cerbiatto, cervo o che sia. Certo, noi potremmo decidere di mettere un altro cacciatore in questa hunting cabin per alzare ulteriormente il numero di risorse prodotte. Credo che adesso sì, lo facciamo. Infatti vediamo che è nato il piccolo Ernis e credo sia nato qui. Esatto. Non appena vanno, cambiano casa, nascono lì subito i loro bebini piccoli. Alziamo la velocità al max. Maximum retardum. Sì, comunque qui sta funzionando. Quel che volevamo fare sarà solo una questione di tempo. Ora, per il futuro, stavamo dicendo, per il futuro, allora ci sono delle possibilità. Possiamo fare esattamente, no, non solo un market, ma anche un trading post. Il trading post costa molto costruirlo, però questo trading post, una volta che lo avremo, passeranno ogni tanto dei mercanti che ci porteranno delle cose che noi ancora non abbiamo, quindi che ne so, magari altri semi per i nostri campi, oppure del bestiame che credo che noi al momento non abbiamo, queste cose qui. Esatto. Exactement, come dicono i francesi. No, non so se lo dicono, però va bene. È nato anche il piccolo Jaquel. Jaquel, dove è nato? Jaquel. Jaquel, già che ci sei. Ah, eccolo qui. È una femmina. Bene, questo ha raggiunto il massimo, l'herbalist. No, possiamo anche alzare il limite perché comunque di queste erbette non se ne è mai abbastanza perché poi le consumano. Firewood is low. E siamo arrivati comunque di nuovo prossima primavera. In questa primavera troviamo comunque con pochissimo firewood, come se questo tizio non ce l'ha. Non so perché, non so se dobbiamo magari fare un altro di queste casettine qui. O magari se ce la fa da solo. Comunque possiamo. Vediamo un po' la nostra scuola. Ah no, abbiamo zero studenti al momento, ok. Perché avevo quella generazione di gente. Sì, dai, che non. Che non faceva figli, ecco. Stanno facendo i figli abbastanza tardi. Bene, allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Perché possiamo comunque anche fare una mina o una cosiddetta quarry per prenderne pietra. Credo che una mine non sarebbe male. Anche se serve molta pietra, una certa mine, e noi dobbiamo prima andare a prenderla, quindi facciamo collect stone. Alla fine dobbiamo prendere ovunque possiamo noi tutto questo stone qui, quindi li possiamo andare qua giù, li possiamo andare anche qui intorno, perché alla fine più ne hai meglio è. Ok, adesso che li abbiamo mandati, dovremmo soltanto aspettare. Perché qui non siamo neanche riusciti a finire questa casetta. Intanto loro cosa fanno? Sì, stanno prendendo molta leather stavolta. E arriva l'estate. I nostri campi sono pieni. Sarà ancora una volta una buona raccolta. Potremmo già pensare, allora la mina io la vorrei mettere qui, girandola così, avevamo visto verso la montagna, ecco, questa sarebbe una bella cosa. Ok, invece una quarry così dove la si potrebbe mettere? Certo, la si potrebbe mettere anche qui, però c'è poco spazio.
C'è pochissimo spazio. Certo, uno lo potrebbe anche mettere qui. Così. No, non c'è spazio. Qui. Ma no, è enorme. Wow. Ah, ok, qui ci entrerebbe. Ah, quasi quasi, quasi quasi. La mettiamo qui. Ok, questo qui è un progetto a lungo termine che fermiamo. Ok, stessa cosa facciamo per la nostra mine. La nostra mina la possiamo mettere comodamente qui. Perché non ci dà fastidio qui in alto. Ok, ma anche questo progetto lo fermiamo per il momento. Perché devono andarci a lavorare dopo, quando, una volta che abbiamo preso tutte le risorse. Infatti adesso sta salendo. Ok, la raccolta sta andando benissimo. Il problema è che questa barn, così com'è, è piena. La barn è piena. Cosa si fa? Servirà una seconda barn? Sì. Dovremmo mettere un'altra qui. Così? O cos'è? La vediamo un po' per metterla in linea. Così. No, cos'ha? Sì. Così ne mettiamo una a fianco all'altra. Ok, e alziamo la priorità perché dobbiamo farla velocemente. Esatto. Quindi muovetevi. Che se no perdiamo tutto questo cibo, non lo so, cioè se non possono metterlo. Ancora un altro inverno molto freddo purtroppo. Però di cibo ne abbiamo a volontà. Il nostro log sta sparendo a vista d'occhio però. Purtroppo. Ok, una volta fatto questo. Infatti qui i nostri alberelli stanno già ricrescendo. Una volta fatto questo. Sì, dobbiamo in qualche modo prendere più legnetti. Per cui li possiamo mandare ad esempio qui. Esatto. Esatto. O anche qui. Bene. La nostra seconda barn è pronta, quindi una volta che questa sarà piena, l'anno prossimo useranno quest'altra. E la raccolta. Sì, la raccolta non è stata male, però non avevamo più spazio. E non chiedetemi come questi sono riusciti a raccogliere della pelle. Non so cosa abbiamo fatto questi contadini quest'anno. Ma loro hanno avuto, sì, una stagione migliore perché adesso hanno un cacciatore in più. I nostri due builder al momento non servono, quindi possono anche loro raccogliere risorse. 400 firewood va bene, ma il limite possiamo anche alzarlo a 500, perché tende sempre a non bastare questa risorsa. Il resto stiamo andando benissimo, tranne che adesso ci servirà presto di nuovo il fabbro. Perché sta scendendo la nostra quantità di tools. Ah, i nostri lavoratori hanno da fare di tutto tranne che lavorare. Ah, Rick è l'unico che lavora, il mitico Rick ha 39 anni. Ah, questa casetta anche è pronta. Alla fine servirebbero ancora più casette. Credo sia arrivato il momento di iniziare con, non so, mina o. Ma iniziamo prima con questa che servono meno risorse. E torna la primavera. Che fretta c'era. Ok,
Maledetta primavera. Wow, qui c'è il lago più grande del mondo. Ah no, è questo, cioè non è un lago, è, diciamo, aperto. Questo è il vero delta, che qui va un po' a perdersi comunque. Eh sì, e come vediamo qui gli alberelli sono già ricresciuti. Sono già cresciuti gli alberelli, quindi se eh sì. Si vede che sono cresciuti. Infatti, se adesso la prossima volta possiamo andare, la nostra gente già a buttare a terra questi alberelli perché il nostro forestiere li va a piantare, li fa ricrescere. E il nostro woodcutter può anche fermarsi se è così, è così. Bene. Qui che stanno facendo? Wow, tutto pronto. Adesso mancano soltanto i nostri lavoratori. Quindi è tempo di spausare anche questo. Il piccolo Emiles è nato. E ancora non c'è morto nessuno finora. Credo sia una gran cosa che non c'è ancora morto nessuno. Wow, a vista d'occhio la nostra mina viene completata dai nostri quattro lavoratori. Incredibile, incredibile. Delle azioni di lavoro velocissime. Eh sì, qui è andato a buttare a terra 70 alberelli, eccetera. E è pronta, prontissima la nostra mine dalla quale possiamo far produrre o il ferro o il carbone. Credo che, dato che qui ci serve molto più ferro, possiamo iniziare a fargli produrre del ferro. Il carbone lo faremo in futuro. Possiamo farci lavorare fino a 15 uomini. Noi iniziamo con 4 uomini. Perché comunque a noi servono ancora i nostri lavoratori. E poi vediamo un po' nel corso di quest'anno quanto riusciranno a vincere. Ah sì, va tutta birra qui, i lavori col fumo nero della mine. Tutti a scavare. Una miniera d'oro. Ok. Perché una volta che abbiamo qui la possibilità di prendere delle risorse come pietra, roccia, che sia anche da qui, da questa quarry, allora sarà meno difficile anche fare più casette di pietra. Perché ora è un fastidio comunque andare in giro a prendere pietre e rocce, perché bisogna andare sempre più lontano, perché non credo sia una risorsa che si rigeneri come gli alberelli, come vediamo qui che adesso è di nuovo pieno questo bosco. Perché comunque credo che col tempo crescano. Infatti qui, queste qui abbiamo buttato a terra tutto un tempo, adesso stanno ricrescendo, però crescono molto più lentamente che quando si usa una di queste forest lodge. Qui che succede? Ok, hanno ancora molto da fare. Cos'è? Wow, 50 cappotti, incredibile. Quindi è servito mettere un altro tizio qui perché sì, sta prendendo molto più leather. Qui possiamo anche alzare il limite, no, non a 150, dai, diciamo a 100. Ah, abbiamo aggiunto il limite di cibo, non ci interessa a noi, no, non noi metteremo come limite per il nostro cibo 8000, perché tanto abbiamo la possibilità di mettere tutto in questa seconda stalla. Wow, 0 gradi, muovetevi ragazzi, muovetevi che state facendo una brutta figura. Eh sì. Vabbè, 1000 pannocchie, sono riuscito a prenderli. Ah, è morta la prima persona di vecchiaia. Elissuri, che lavora alla miniera. Oh, poverino, è morto qui nella miniera. Ah, hanno già preso 8 di iron. Wow. Non è tantissimo, però alla fine. E qui che succede? Ah, qui questa quarry ancora non è pronta. Sotto la neve.
qui mettiamo il limite di 80 tools magari. Ah, Delvis il cacciatore anche è morto. Quindi adesso inizia a morire la gente. Quindi ci servono più bambini. Non appena abbiamo completato questa cosa qui, per la quale ci serve più iron. Questo iron andiamo a prendere da dove? Andiamo a prendere da qui. Velocemente. Non appena abbiamo completato questa cosa qui, dovremo fare più casette per non arrivare vecchi in fondo. Ok, iron uguale 0. Loro qui ne stanno producendo pian piano. Poi ovviamente credo che noi abbiamo soltanto 4 lavoratori qui, se ne mettessimo 15 la produzione sarebbe molto ma molto più alta. Ok, mancano soltanto 6 unità di iron per poi iniziare le attività di costruzione. Armon Lantern anche morto, poverino. Era tanto un bravo uomo. Ok, credo che... Ah sì, l'iron ne abbiamo abbastanza adesso. Ok, bene. Adesso i nostri builders dovranno soltanto muoversi, infatti stanno iniziando. Bene, stiamo arrivando in primavera, dopo un inverno freddo, la temperatura pian piano sale, iniziamo a seminare i semini. Ed ecco la nostra quarry che sta prendendo forma. Ah, tra l'altro credo che una volta che sono qui in miniera appoggiano prima qua, infatti, e poi lo vanno a prendere e lo portano via. Ok, allora qui pian piano viene completata, così che i nostri lavoratori, ormai stanno rimanendo in pochi perché la gente continua a morire, quindi devono andare a fare il lavoro che facevano, sì, quelli che poi sono morti. Dobbiamo mettere le nostre casette. Ok, allora casette del tipo sì, è difficile per quanto riguarda il posto, non so dove metterle. Mettiamo qui. Ok, le mettiamo qui. Sì, mettiamo più casette possibile, ce ne freghiamo del design del nostro quartiere, ecco. E se dovessero servirci alberelli da buttare a terra, possiamo andare direttamente qui e credo che sarà una cosa che faremo presto. Dai, velocità. Tanto a lui possiamo anche dire già di abbattere qualche albero, però non so se lo farà in modo effettivo. Sì, la nostra miniera qui avanti pian piano. Ecco, questa è quasi pronta. Ok, la nostra quarry è pronta. Non ci mettiamo ancora a lavorare nessuno perché abbiamo pochissima gente disponibile, ma prestissimo ci andrà a lavorare qualcuno. La nostra riserva di iron sale, gli alberelli scendono. Adesso devo muoversi a costruire le casette. Vediamo un po', il raggio dell'herbalist sta fino a qui, quindi noi alla fine da qua in giù possiamo abbattere tutto questo quadrante qui. Dobbiamo presto inizierà la raccolta ancora una volta e quest'anno sarà
una buona raccolta perché non raggiungiamo né il limite di capacità qui né quest'altro limite. Abbiamo tutte e due le stalle al 50%, quindi ci sarà ancora molto da conservare. Casetta in progresso, gli altri progetti sono pronti, la nostra miniera sta andando benone. Eh sì. No, quasi quasi, il nostro blacksmith al momento non serve per forza perché abbiamo molti tools, quindi può tornarsene a fare il lavoratore. Poi serve anche del ferro per fare queste casette qui. Non sono troppo felici. Vabbè, manca mezza stellina, non c'è da allarmarsi. Amici, ci sono cose peggiori che mangiare pannocchie tutto il giorno. Credo che stavate meglio quando mangiavate zucche tutto il giorno, eh? Ok, vediamo, lui si è buttato a terra qualche alberello. Ah, chissà perché ha preso qualche pietra e 15 unità di log, che non è molto alla fine, se pensiamo a tutti gli alberelli che potrebbe buttare a terra qui. Va bene, qui questa casetta quasi pronta, il resto c'è da aspettare. Abbiamo pochissimi legnetti. Una raccolta buonissima anche quest'anno su tutti e due i campi. Abbiamo così tanto cibo, ci basterà per anni. I nostri gatherer che vanno a prendere tutte queste belle cose. Ce ne servono 4 per forza. Adesso comunque stiamo andando molto bene. Ne toglierei quasi uno perché ci servono più lavoratori. Ok, i nostri hunter possono rimanere. Hanno avuto delle buone stagioni. E però pian piano adesso ci servono dei logs. Altri logs ci serviranno per fare il tutto. E so io dove andarli a prendere. Li andremo a prendere proprio qui. Ok. Perché lui ne prende pochissimi, quindi gli facciamo vedere noi a lui come si fa. Lui deve piantare gli alberelli. Infatti adesso può smetterla di fare cut, deve soltanto fare plant. Oh, reserve stone is low. Ah, però abbiamo già completato i ca no. No, questa è una cazzata. Che qui sono andati a vivere due uomini single, cioè non fate bambini voi, cioè non siete stati in grado di trovarvi una donna. Oh no. Almeno ecco, così si fa, eh. Il piccolo Ever a 17 anni si è trovato la giovane Amerilyn e le ha detto: "Vieni a vivere con me". Bella studentessa. Lui chissà perché è già un farmer, però sì. È comunque educato, però ha finito la scuola prima perché è un intelligentone. Le ha detto: "A me i ragazzi intelligenti piacciono". E quindi è andata a vivere con lui. Tra poco la metterà anche incinta perché è così che si fa. Invece questi due qui sono proprio dei, sì, dei boy scout a lungo termine, 43-38 anni. Eh sì, quando saranno pronte le nostre altre casette, magari. Stagione scorsa hanno prodotto 28 di iron, però non credo abbiano fatto una stagione completa. È una primavera molto fredda, bisogna dire, 5 gradi. Non era proprio quello che pensavo. Ecco, la giovane Ameraline è diventata adulta. Lavora anche lei. Quindi presto farà anche lei un bebino, credo.
vero bebino. Ah, tra l'altro, per quanto riguarda le erbe, qui le erbette magiche. Wow, abbiamo una persona senza casa. Cherry. E come mai? L'hanno buttata fuori da casa sua. Happiness bassissima. Wow, questa donna è davvero la tristezza di questa città. Wow, allora appena è pronta. A parte che potresti andare a vivere con uno di questi gentiluomini qui. Però appena è pronta la prossima casetta, potrebbe andare a vivere lì. Serve della stone. Quindi collettiamo. No, non c'è nulla da collectare qui. Collettiamo della stone qui in giro. Per finire la casetta per la piccola Cherry. E speriamo bene. Se no questa d'inverno ci muore di freddo. Quarantacinque persone, ovviamente sono morti vari cittadini anziani. Come Patrice poco fa. Ok, è nato un bambino di nome Zandrea. Wow. Ed è il figlio di Ever e Ameralin. La giovane Ameralin a 19 anni ha fatto la piccola Zandrea. È una femmina. Che bel nome, Zandrea. Anche io un giorno chiamerò. Se mai dovessi avere una figlia, la chiamerò Zandrea. Bene, casetta pronta. Chi ci va a vivere? Nessuno. Wow. Adone Ernis. E questa qui è ancora una senza caverna. Non ci credo. La giovane Chari. Ah no, è un uomo. Cioè, io pensavo fosse una donna. È un uomo ed è rimasto senza caverna. Ancora. Perché qui sono andati a viverci Adon e Ernest. Cioè, se questi sono. Cioè, se sono padre e figlia capisco. Però se questa qui. Ah no, è un uomo, quindi. Sarà un padre e figlio, spero, ecco. Anche se non capisco perché qui non ci vanno a vivere un maschio o una femminuccia per farci dei bambini. Perché, cioè, questi due che mi vanno a occupare questa casa. Questi altri due scemi che. Ok, Stone House ci vanno a vivere. Ok, Chari che è un uomo con la piccola Jaquelle. Adesso, se non è la figlia, complimenti Jaquelle. Complimenti davvero, ti fa il vecchietto Chari. Early autumn, la temperatura è già molto bassa, quindi questa raccolta probabilmente non sarà buonissima. La nostra erboristeria che ormai non prende quasi più nulla perché è in una posizione di merda. Leather va bene. Gatherer's Hut va anche bene. Che altro ci serve ora? Ora abbiamo fatto tutte le nostre casette. Questi due speriamo che presto faranno un figlio. Ok, qui non abbiamo più bosco, comunque possiamo vedere di riempire tutto di casette se dovessero servire. Ma abbiamo 10, 10, anzi 12 lavoratori di questo tipo. Che altro ci serve ora? I nostri tizi qui in miniera stanno facendo il lavoro possibile. Adesso potremmo mettere qualcuno a lavorare qui. Se qui ci mettiamo 4 persone, rimangono 8 lavoratori che possiamo mettere a fare delle casette. Almeno una casetta in più, perché ci consuma 40 unità di pietra. Bene. E ora, comunque, con queste due costruzioni qui possiamo avere risorse a volontà. Certo, è difficile prendere queste risorse, però si riesce ad avere risorse a volontà, cosa che prima non avevamo. Ok, qui andiamo a prendere tutte le pietruzze rimaste. Qui hanno buttato a terra di nuovo tutto.
Bene. 6.800 cibo, comunque non è male. La raccolta è stata comunque una buona raccolta, almeno su questo campo specialmente. Poi il nostro blacksmith, vabbè, possiamo trascurarlo un attimo in più. I nostri cappotti sono finalmente tantissimi. Vediamo se... Ah, ok, Shari ha fatto davvero un bambino a Jaquel, che aveva tipo 18-19 anni. Shari è ancora comunque scontentissimo, non si sa perché, ma è scontentissimo con la sua vita. La giovane Jaquel invece è una giovane teen mom, felicissima. Eh sì. Esatto. E ora... E ora invece... Ok, questa casetta è quasi pronta. Mettiamoci un costruttore. Il piccolo Lamon è morto. Pace all'anima sua. Ah, ora capisco perché alcuni potrebbero essere scontenti. Capisco, capisco, capisco. E la verità è che Chari sarà scontentissimo perché gli sarà morto qualcuno. E noi non abbiamo un cimitero. Ecco la vera verità. Eh sì, gente, serve come town service. A parte l'UL, a parte la schoolhouse, a parte l'ospedale che ancora non abbiamo, a parte la tonno che ancora non abbiamo, a parte una cappella che ancora non abbiamo, un cimitero. Il cimitero dice che non fa... quindi che evita che i cittadini diventano tristi quando muoiono i loro, ad esempio, genitori. Quindi a Shari sarà morto qualcuno e noi, non avendo il cimitero, l'abbiamo fatto rattristare un sacco perché hanno buttato tipo il suo corpo nel fiumiciattolo adiacente, ecco. Ed è tempo di fare un cimitero enorme. E questo cimitero lo faremo qui, perché qui... Ok. Bene, quanto grande lo possiamo fare? Troppo grande. Ok, Gem Cemetery is too large. 20, ok, quindi lo facciamo, come lo facciamo? Iniziamo a farlo qui. 20 per 20. Ok, e qui adesso ci facciamo il vero cimitero. Wow, per il quale ci servirà un sacco di stone, un sacco di... sì, ma... Una cosa che bisogna fare, se no inizieranno a diventare tutti tristi. E chissà, magari muoiono di tristezza, di crepacuore, non lo so. Questa è la storia del cimitero. Così potranno andare tutti qui, vedranno le nuvole sopra il cimitero. E penseranno ai giorni passati. Ok, bene. La nostra Quarry è riuscita a produrre... Wow. Finora 9 unità di stone. Tipo 6 mesi, che non è molto però. Sì. Che si può fare? La nostra ultima casetta addirittura non trova inquilini disposti ad entrarci. Ora ci servirà un altro fabbro. Ok, quindi adesso, avendo fatto un'ultima casetta e vedendo che non ci entra ancora nessuno, sappiamo che abbiamo abbastanza casette. Perché... Wow, guardo Camera Lynn, la giovane Camera Lynn ha fatto 79 anni, mi ricordo quando ero una giovane fanciulla. Invece ora una vecchietta puzzolente. Anche la mitica La Shiny. Ormai ha 74 anni. Eh sì. E diciamo che presto morirà un sacco di gente qui, perché stanno arrivando tutti ad 80 anni, quelli della nostra prima generazione di inizio gioco. E questo comunque conferma come in un anno di gioco loro fanno infatti più anni. Ecco, adesso hanno fatto 80 anni, probabilmente l'anno prossimo, se dovessero essere ancora vivi, si ritroveranno quasi 90 anni. Credo che salgano di tipo 4 anni per ogni anno di gioco, ecco.
I nostri cappotti, wow, arrivati a 88 da che non ne avevamo quasi. Sta andando tutto bene, cibo a volontà per queste persone, per gli abitanti di Glorida. Qui qua non ci viene a vivere nessuno. La domanda è, il nostro cimitero cosa fa? Il cimitero cosa fa? Non c'è nessuno che lo sa. Ok, allora mettiamolo in priorità per favore, perché voglio finire di costruirlo. Si arrabbia ma non strillax, sorseggia camomillax. Scusate, è stato un riflesso quando penso alla piccola camerallina. Che poi ogni casa qui ha un inventario, ad esempio possiamo vedere che Chari, che è un tristone, anche se era un tristone, comunque si è fatto la giovane Jacquella a 17 anni. Hanno un inventario nel quale si può vedere loro a casa cosa hanno. Ad esempio, hanno del firewood, quindi da consumare per rimanere al calduccio. Poi, ovviamente, il cibo che hanno. E si vede che loro hanno un po' di tutto. Ecco, quindi hanno un po' di cipolla, un po' di carne, un po' di pesce. Ovviamente, un sacco di corn perché il cibo comune di Glory dal momento. Ecco, e se credo che se noi in un villaggio avessimo soltanto un tipo di cibo, loro sarebbero credo più scontenti, mentre avere una varietà così come l'hanno loro, anche loro, li renda contenti, ecco. Quindi credo che il motivo per cui Chari è triste è perché lui è stato uno di quelli che ai quali sono morti i genitori poco tempo fa, e quindi si sono rattristati. Ok. Aspettando che qui venga a vivere qualcuno. Andiamo a vedere cosa sta combinando il nostro cimitero. Ok, quasi pronto. Ci serve un fottio di stone, ma è quasi pronto. Wow, siamo già in autunno e nevica. Vediamo la raccolta quest'anno. È andata davvero bene comunque. Quindi avere sempre dei farmers che si prendano cura dei campi è una buona cosa. Siamo arrivati ad 8000 cibo. Vediamo un po'. Ah, le nostre storage barns per poco non sono strapiene. Diciamo sì. Diciamo sì che va bene così. Un bambino di nome Cathina, vediamo. Ah, ok, qui sono andati a vivere. Wow, nella nostra nuovissima casa sono andati a vivere Emil e Jaylin, che finora aveva 13 anni, adesso ha fatto 14 anni. Quindi Emil 17 anni si fa. Ecco, adesso 18 si fa la 14enne, in una casa tutta sola. Ecco come funziona Banished. Queste sono le cose che succedono. Adon a 52 anni vive da solo qui, ma perché? Cameralin è morta, oddio. Eduardo è rimasto senza Cameralin. Eh sì, che tristezza. Il nostro cimitero è quasi pronto. Però credo che diventano tristi soltanto quando muoiono i loro genitori. Cioè, adesso gli è morta la moglie, vabbè, vado a lavorare, ha detto. No, perché? Perché, infatti, anche qui. Tra i cemetery, comunque c'è scritto, sì, quando muoiono i loro elders, quindi diciamo i vecchi genitori, ecco. Bene, ci accorgiamo che non abbiamo più legnetti. Questo per una cosa significa? Qualcuno ha consumato tutti i legnetti, ok. Allora dobbiamo mandare i nostri lavoratori a harvestare dei trees, probabilmente che sono intorno al nostro Forest Lodge. Perché sennò facciamo una brutta fine. Sì, diciamo che il legno sarà una delle risorse più antipatiche del gioco. Perché comunque ci mette un po' a crescere. Mentre, come vediamo qui, la stone, almeno nell'ultima stagione, in 4 di loro sono riuscito a prenderne da 4 unità. Che non è moltissimo, però, se mettessimo appunto il quadruplo dei lavoratori, riuscirebbero a prenderne anche il quadruplo, ecco. Ed è morto anche Wardo e lascia questa casa vuota.
Vuota, sì. Adesso ci va a vivere il giovane Humberly, un 17enne ribelle che vuole andare a vivere qui. E qualcosa mi dice che la giovane Jaylin a 15 anni presto farà un figlio. Ho questo presentimento che farà 15 and pregnant come su MTV. Quante belle cose che succedono a Glorida. Ok, lui produce molti codes. Il nostro blacksmith produce molti tools. Sì, per il resto possiamo vedere loro come se la cavano. Wow, la stagione scorsa è stata una grandissima stagione con 1000 unità di venison qui e anche moltissima leather. Ci ha dato la possibilità di fare tanti cappotti. I nostri gatherer trovano belle cose nel boschetto, mentre la nostra erboristeria fa quasi pena. Diciamo che non è una risorsa che abbiamo da vendere, ecco. Però comunque siamo a 120, quindi va bene. Questa miniera invece, sì. Ah, bene, il nostro cemetery è pronto e Aid, the forester, purtroppo è morto il nostro forester che ha fatto un gran bel lavoro, adesso c'è qualcun altro qui, è morta e infatti qui c'è una persona sepolta nel nostro cimitero che sarebbe qui. Wow, che tristezza, mi sta quasi venendo da piangere. Adesso è un bel posto qui vicino al fiumiciattolo, diciamo che... Bel posto. Lilian è uno student. Beh, la giovane Jaylen ancora non l'ha messa incinta. Wow. Che tristezza. È morto Tani the Hunter. Purtroppo. Charlie e Shaquella hanno fatto ancora un'altra bambina di nome Estelle. Qui ci sono andate a vivere, sì, vicino a Humberly. Wow. Humberly è andato a vivere con una bambina di 10 anni. Questo ragazzo mi fa davvero paura. Lui ha quasi 20 anni e lei ce n'ha 10. No, non accetto cose del genere nel mio villaggio. Ah, lui è il nuovo forestiere, ecco, quindi si sente tutto. Io sono il forestiere. Lei è una giovane bambina. Che maiale, che è incredibile. Bene. I nostri coats, che sono 95, mi rendono davvero, davvero orgoglioso di Glorida, perché io mi sento un po' come il sindaco, il borgomastro di questo villaggio. Bene, è borgomastro o non borgomastro? I nostri lavoratori che cosa stanno combinando? Is working, getting something to eat, working. Ok, buttiamo a terra anche gli alberelli che ci sono qui, tanto non ci servono. Datevi un po' da fare in questo villaggio sperduto. Ripulite anche qui. Bene. Ok, abbiamo raggiunto un massimo di 100 cappotti. Per cui il nostro tailor davvero adesso può andarsi a fare una vacanza. Significa lavorando come lavoratore e finalmente, no, ho sbagliato. Damia non è il figlio della piccola Jelin. Wow, e Cadilin ha 11 anni, vive insieme a Humberly il forestiere. Sì, la raccolta quest'anno è stata ok. Sta facendo molto freddo in autunno. Fish. Sempre carino. Wow, 22, 24 quest'anno. Ma diciamo che se quando le risorse non servono, diciamo, troppo, si va bene. Adesso comunque abbiamo qui 170. La cosa che serve più di tutte sono i legnetti per questa gente che comunque deve
usarle per il loro cammino. Ed è adesso però che la piccola Jaylin ha 18, adesso 19 anni, è nata la piccola Noelia. Noelia. Eh sì, ci sono queste ragazze che hanno il nome che finisce per H. Noelia. Eh sì, ha fatto questo bambino. Spero che la piccola Cadilin aspetterà anche lei 18 anni, non certo i 13. Però Amberlee è un omaccione. Wow, non chiedetemi come hanno fatto questi qui a fare questo bambino qui, però purtroppo è successo. Caronda. Killip ha 72 anni. Anche queste, oh, Norah, ecco, questa è un'altra di quelle con l'H. Anche lei è diventata una vecchiaccia. Eh sì. Liliam, 13 anni, spero sia il figlio di Aminta e non certo il fidanzato. Bene, bene e bene. Siamo arrivati ancora una volta in primavera. Qui ormai abbiamo già 5 tombe. Eh sì, quindi sta servendo questo cemetery. Oh, Cammy, che bel nome Cammy. Allora, ma dov'era il piccolo Tashanika? Ma dov'era quel tizio triste? Cioè, si è suicidato, che fine ha fatto? Sciacquella e prente. È nato un bambino di nome Lenardo. Eh sì, chissà dov'è. Il piccolo Lenardo DiCaprio. Ma chissà che fine ha fatto il tristone, secondo me si è suicidato perché ha detto io non riesco più a vivere questa vita. Addio mondo crudele, ha detto, si è suicidato, una tristezza. Eccolo qui, è il giovane Chari che adesso sta lavora in erboristeria. Eh sì, è ancora un tristone, purtroppo non sarà mai più felice nella sua vita. Bene, vediamo un po' che c'è qui dentro. Ah sì, infatti gli alberelli qui sotto sono già ricresciuti, il raggio è questo. Ah sì, quindi se dovessero servirci degli alberelli possiamo riprenderli di qua. Il raggio sale fino a qui, quindi volendo si può anche andare qui su. E tra poco faremo anche qualche nuova casetta. Per le casette comunque ci serve molto iron anche, quindi qui prendiamo l'iron che c'è qui e ne togliamo anche qualcosa di qua, perché così ci assicureremo di avere abbastanza ferro per poi iniziare a fare altre casette e far nascere ancora più bambini. Meno male che Cadillin ancora non si è fatta mettere incinta, mentre i nostri cacciatori. Sì, la stagione scorsa non è stata una stagione tanto buona, ma qui le cose variano, qui su Banished. Beh, il nostro woodcutter è ancora una volta arrivato al massimo, con le risorse adesso siamo davvero a posto, abbiamo sia una quarry per produrre una pietra, sia una miniera per produrre sia iron che coal se volessimo, cosa che faremo prestissimo. Qui abbiamo dei vecchietti che continuano a morire, ci siamo fatti un super cimitero enorme con spazio per 144 defunti. Che tristezza, davvero. Qui i nostri alberelli continuano a crescere una volta che li abbattiamo, e le nostre due
stalle hanno abbastanza capienza per un sacco di pannocchie e cose varie. E mentre ci sta morendo mezzo villaggio di vecchiaia, siamo arrivati al 15° autunno del gioco. Abbiamo una bellissima stradina, stiamo diventando sempre più grandi, sempre più forti. Avevo 90 cappotti e 80 tools, cosa che nella parte scorsa era molto diverso perché lì stavamo a zero. E sì, stiamo andando avanti e finora stiamo andando benissimo, ma purtroppo siamo ancora una volta arrivati alla fine. E anche per questa parte è tutto. Ciao e alla prossima.